oggi degli altri esercizi di stretching che ci servono per concludere quella routine che abbiamo già visto l'altra volta. L'altra volta avevamo visto che in ufficio assumiamo una posizione un po' contratta e di postura sbagliata quando stiamo seduti. Adesso, per cercare di allungarci e togliere queste tensioni, vediamo anche degli esercizi sulla parte inferiore del corpo, mentre l'altra volta abbiamo visto le spalle, la schiena e il collo. Come primo esercizio sfruttiamo l'appoggio della sedia, facciamo un allungamento della porzione anteriore della gamba, aprendo bene il bacino e stirando bene il pettorale in questo modo, cercando di aprirci e di stracciare molto bene. Teniamo la posizione in 30-60 secondi, dopodiché stoppiamo, la facciamo dall'altra parte. Allunghiamo poi i polpacci, che comunque sono messi in tensione, stanno seduti o comunque stanno in posizione statica, li stracciamo, appoggiando bene il tallone del piede posteriore e affondando con l'altra gamba. Allunghiamo la parte posteriore della coscia in questo modo, mettiamo la gamba sulla sedia, tiriamo il piede a martello, sentiamo che ingaggiamo una tensione dietro la gamba e proiettiamo il busto verso la sedia, in questo modo, appoggiando le mani sulla gamba, teniamo la tensione, respiriamo lentamente e rilasciamo. E la ripetiamo con l'altra gamba. Vediamo ora invece alla scrivania un altro esercizio che serve per allungare il bacino, un muscolo che si contrasse in un sacco, che è il low psoas. E lo allunghiamo in questo modo sfruttando la scrivania. Mettiamo una gamba avanti, l'altro ginocchio lo appoggiamo sulla sedia, apriamo bene questo angolo, appoggiamo i gomiti e ci rilassiamo. La sensazione che dobbiamo avere è di apertura del bacino e che la gamba, in questo caso mia destra, si rilassa molto sulla sedia e si rilascia passivamente. Possiamo anche rilassarci in questo modo. Quando abbiamo finito, ci tiriamo su lentamente e ripetiamo dall'altra parte. Ultima cosa che possiamo fare per sfruttare la scrivania e concludere questa nostra piccola routine è questa: piegare leggermente le gambe e autoallungarci, cioè allungarci in questo modo, facendo una lieve pressione sulle spalle e anche allungando poi le gambe. Pieghiamo poi le gambe, ci riportiamo in stazione retta e ci posiamo. Ciao, grazie a tutti.